Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati ad Eureka, il nostro approfondimento scientifico. Io sono Alessio e oggi racconteremo un pochino di scienza, una di quelle notizie che ci ricorderemo per moltissimo tempo, il lancio di Jeff Bezos nello spazio. 42. Dunque oggi 20 luglio non è un caso che Jeff Bezos e il suo equipaggio ha scelto proprio questa data particolare, perché appunto nel 1969 Neil Armstrong scende sul suolo lunare e praticamente dà il via alla conquista dello spazio. Una data molto importante per gli americani, e sappiamo che in questo gioco anche tra scienza e visibilità un minimo di scaramanzia c'è sempre. Insomma, hanno scelto la data giusta per poter fare questa missione. Appunto, come abbiamo detto, il razzo New Shepard, con a bordo 4 persone, tra cui l'82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Damon, che diverranno la più anziana e il più giovane turista spaziale, è riuscita nella grande impresa di andare nello spazio. Quindi miliardario Jeff Bezos, patron dell'azienda spaziale Blue Origin, di Amazon e io direi anche di James Bond, quindi forse potrà dirci qualcosa un pochino su come conquistare il pianeta Terra, no, a parte tutti gli scherzi, è riuscito nella grande impresa di portare un turismo spaziale, di portare dei turisti appunto nello spazio. Con i suoi 3 paracaduti correttamente dispiegati, atterrata appunto come da programma nel deserto texano, la capsula New Shepard della compagnia appunto di Jeff Bezos, che ha completato con successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio, portando oltre il confine dell'atmosfera, oltre a Jeff Bezos, suo fratello Mark e gli altri 2 componenti di cui abbiamo parlato prima. Quello del 20 luglio è stato il primo volo commerciale con a bordo degli uomini guidati dall'azienda Blue Origin, che ha già comunicato di avere moltissimi clienti. Ci è stato detto ovviamente il costo, ma il direttore delle vendite di Blue Origin, Arian Cornell, ha dichiarato le seguenti parole: abbiamo intenzione di fare altri voli quest'anno e moltissimi altri voli in futuro, e proprio per questo abbiamo iniziato a stilare una lista di persone molto interessate che hanno già aderito al nostro progetto. Il volo, che ha seguito praticamente da pochi giorni l'altra impresa del patron di Virgin Galactic, Richard Branson, avviene appunto, come abbiamo detto prima, in una data molto particolare, che è il 52esimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Tra le varie curiosità sempre riferite al costo dei biglietti, l'unico dato comunicato è stato che quando fu messo all'asta uno dei posti del lancio appunto inaugurale, quello di oggi del 20 luglio, fu venduto il biglietto a un costo di 28 milioni di dollari. Ma ahimè, l'anonimo vincitore si è dovuto ritirare un pochino prima, questione di incompatibilità, così lasciando il suo posto al giovane Damon. Ricordiamo che appunto la New Shepard ha raggiunto la quota di 100 km, facendo sperimentare a tutto l'equipaggio la sensazione e l'emozione di trovarsi in un ambiente con microgravità. La stessa sensazione e mancanza di peso che provano gli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale. Con questa breaking news che non potevamo assolutamente non dare, vediamo l'appuntamento ai prossimi approfondimenti. Seguite come sempre la nostra pagina di YouTube di Lega Nerd, fate un bel like o un dislike a questa notizia se vi è piaciuta. Seguite leganerd.com per tutte le nostre notizie scientifiche e non solo. E da Alessio, Eureka e in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo video. Ciao ragazzi!